sciabolette. Poverino. Oh, il mio tesoro. È ancora in coma, sciabolette. Sir, senti, dobbiamo trovare un modo per riportarlo in vita. Ma come, Noob? È in coma, sciabolette. Mi verrebbe voglia di spaccarmi la faccia contro questa torcia, sciabolette. No, Spree. Allora. Sto pensando una cosa. Andiamo a controllare un attimo dove lui ha subito il danno. E magari potremmo trovare una soluzione, un indizio, qualcosa. Oh, sciabolette, va bene. Ragazze, voi state qua, ok? A controllare il miserino. Ok, ve lo facciamo sapere. Esatto, grazie. Allora, giusto, dovrebbe essere in teoria dietro casa tua. Sì, esattamente, Noob. Praticamente stava dietro casa mia. E non so minimamente neanche per quale motivo ci stava dietro casa mia. Ma intanto questa è la situazione. E dobbiamo capire che cavolo è successo. Ok, da questa parte, Noob. Dove sei? Ah, eccoti. Ok, guarda. Cavolo, ha perso davvero un sacco di sangue. È vero. Oh, sciabolette, andiamo di sopra. Magari troviamo qualcosa. Ah, pensi che magari l'attacco è stato avvenuto magari dall'alto? Sì, Noob. Ok, va bene. Magari posso provare io. Mettiti di sotto e vediamo se riesco a metterti in capo. Cosa? No, ovviamente, Noob, ma sei stupido. Ah, scusa. Cacchio, mamma mia, non voglio fare un altro danno. Non voglio andare in coma pure io. Ah, ok, va bene. Aspetta un attimo. Cosa? La vedi pure tu quella porta aperta? Sì? Cos'è il problema? Il problema, Noob, è che... Com'è possibile che questa porta sia aperta? Noob, guarda qua. Cosa? Questo segno nel muro. Che cosa sta a significare? Non lo so, ma poi non sembra neanche completo. Sì, è vero. E cosa vuole significare tutto questo? Non lo so, Spencer, tutto questo mi sta spaventando. Penso che... Noob, che cavolo... Cosa? Oddio, Noob! Oddio, ma che cavolo è? Oh, cosa? Ma che cacchio è quel tizio? Lo so. Ehi, tu! Sei stato tu ad aver fatto male a mio figlio? Guarda, ci guarda senza dire una parola. È vero, come se tipo non lo so fosse bloccato. O peggio ancora ci stia osservando. Oh mio Dio. Oh, sono certo che sia stato lui. Hai fatto pure tu questo segnale, vero? Ehi, rispondimi. Rispondimi tu. Brutto essere. Aspetta, Cesar. Oddio, è scomparso. Sì, è scomparso. Com'è possibile tutto questo? Non lo so, sono... Noob? Che c'è? Dietro di te. Quella casa prima non c'era. Ma è vero! Quella casa prima non c'è mai stata sopra quel monte. Non sto capendo, Noob. Dovremmo andarci? Non lo so, sciabolette. Penso di sì. Oddio, ma no, anzi, Noob, per forza dobbiamo andarci. È tutto collegato. Oddio. Ok, senti, allora dobbiamo cadere da questo palazzo senza farci male. Io mi ricordo che qua vicino c'erano delle liane. Eccole, sono qua, vieni da questa parte. Arrivo. Oh mio Dio, non avrei mai pensato di fare parkour. Neanche io, onestamente. Ok, Noob, dobbiamo andare sopra la collina, va bene? Ok. Bene, intanto che noi andiamo, ragazzi, vi ricordo che è uscito il mio nuovo fumetto Sbrizzer il mondo segreto con tutti quanti FRZ. Andate a comprare in tutte le librerie d'Italia e su Amazon. E se lo prendete su Amazon lasciate una bella recensione per aiutare il fumetto. Detto questo, andiamo a controllare, Noob. Ok. Oh mio Dio. Guarda qua, Noob. Oh, mamma mia, non ho mai visto una cosa del genere che si cresce dal nulla. Esatto, si cresce dal nulla. Ciò significa che questa entità dovrebbe avere dei poteri soprannaturali. Oh no, perché non mi è strano tutto questo? Non lo so, Noob, guarda. Sembra che... Chi è che ha generato questa casa? Che sia davvero opera di quel cavolo di corvo che è comparso prima? Penso di sì. Non avrei altre domande da pormi. Andiamo. Vediamo cosa accade. Un maia. Noob! Noob, dove sei? Non lo so! Non lo so, Cesar, aiuto! Vedo dei puntini! Però pure io vedo dei puntini! Cosa significa tutto questo, Noob? Stiamo qua. Dove sei? Abbiamo la blindness, ma non so come. Non so per quale motivo. Dove cavolo ti trovi? Sono qua! Ok. Calmati. Ma sei tu a urlare! Hai ragione. Ok, avevo visto... Oddio! Cos'è? Un maiale! Ah, un maiale? Sì, è un maiale. Ah. Ok, oh mio Dio, senti un attimo, ok? Dobbiamo capire cosa sta accadendo. Magari... Eh? Cosa? Noob, guarda dentro questa chest. Ah. Oddio, ma... Vedi? Ma questi sono... Cosa sono? Non lo so. Ah, bene. Ok, Matter Volume Recalibrator. Aspetta un attimo! Ma certo, Spree!
per cosa? Queste cose servono praticamente per ricalibrare la nostra... l'altezza, la misura. Cosa? Magari grazie a queste potremmo entrare all'interno del cervello di Sbriserino. Ah, certo! Potremmo entrare all'interno del cervello di Sbriserino e sbloccargli il coma. Sì, ma è molto pericoloso. Ok, prendine uno. Ok, l'ho preso. Andiamocene via da qua. Oh, mamma mia. Non vedo niente. Ok. Oh, ok, ritorna tutto quanto normale. Questa casa è stregata, Noob. Lo so. Oddio, ti immagini scompare com'è successo che è ricomparsa? Guarda, non riuscirei veramente a pensarla così. Sembrerebbe veramente un incubo tutto questo. A chi lo dici? Oh, mio Dio. Ok, guarda, è ancora lì. Non lo so, magari forse per poco. Non ne ho la più pallida idea. Ok, ritorniamo indietro, in caso facciamoglielo vedere a Sbriserino se riusciremo a riportarlo fuori dal coma. Ok, va bene. Ok, andiamo, sbrigati, verso casa di Sbriserino, ecco, da questa parte. Ok, ci sono Dolcetto e Zoe ancora. Ehi ragazze, niente, vero? Non si è svegliato? Proprio no, zero. Niente. Ok, sentite, abbiamo trovato delle cose. Magari forse riusciremo a entrare all'interno del cervello di Sbriserino e fare qualcosa. Cosa? Sì. Oh, allora... Sì, è fantastico. Ma purtroppo... è pericoloso? Sì, potrebbe essere pericoloso, però dobbiamo farlo, ok? Anche perché comunque Sbriserino è in fin di vita e questo secondo me è l'unico modo per riportarlo sano e salvo, ok? Va bene. Noob. Dai, ce la potete fare. Mettiamoci in mano queste cose, ok? Tranquilla, Dolcetta, te lo riporterò indietro, ok? Ok. D'accordo, mi raccomando, fate attenzione. Sì. 3, 2, 1, vai Noob. Vado! Oddio! Oh cavolo, ha funzionato! Siamo all'interno dell'apparato cerebrale di Sbriserino! Oddio! È vero! Guarda, quello è il cervello, mi sa! Però, guarda, è praticamente attanagliato! Ci stanno delle cose, è bloccato! Sì, questo forse accade quando... c'è un trauma, è un coma! Oddio! Quindi dobbiamo semplicemente togliere queste cose, Noob? Sì, però ho paura che questo coso possa... Posso non funzionare. Di che parli? Quello di cui stiamo parlando, Sbriser. Aspettacelo io, tieni. Che cosa? Il coso quello che ti fa diventare minuscolo, tieni. Per sbaglio l'hai buttato via. Ah, ok. Ho paura che questo coso non funzioni. E magari ti fa diventare gigante mentre siamo all'interno di Sbriserino. E non voglio dirti che scena inquietante potrebbe accadere. Oddio! No, Noob. Allora, dobbiamo sbrigarci, ok? Sbrighiamoci. Forza, spacca tutto. Ok, va bene. Ok, bravo, così Noob. Fai come faccio io. Beh, lo sto facendo. Ok, bene così. Ottimo. Spacchiamo tutte quante le cose in ferro. In questo modo. Perfetto. Ah, pensi che possa funzionare allora, Noob? Penso di sì. Penso che forse è anche l'unica cosa che potremmo fare. Oddio. Oh, sciamoletto, è vero. Anche perché comunque non è che possiamo mettere le mani sul cervello di Sbriserino. Infatti, mica siamo dei cervellotici. Non credo che si chiamano così le persone che curano il cervello, Noob. Non importa. Bene, credo che ci siamo. Ok, credo veramente che dovremmo esserci. Il cervello di Sbriserino è sbloccato. Quindi? Non lo so, forse dovremmo ritornare indietro. Ok, va bene. Proviamo a risollevarci allora da quel buco, ok? Mettiti qua sotto e premiamo questo, ok? Ok, pronto. 3, 2, 1. Ok, il disegno è intatto. Sì, sembrerebbe essere a posto. Non lo so, penso di sì. Ma... abbiamo praticamente... Non si sveglia? Non lo so, abbiamo sbloccato la sua mente. Penso che abbiamo fatto bene. Però guarda, Noob! Cosa? Oddio, ma si sono spenti! Sì, è come se tipo potevamo usarli solamente una volta. Oh, mio Dio! Sbriserino! Sbriserino! Oddio! Sbriserino, stai bene? No! Mi sento tutto quanto dolori. Però l'importante è che sei sano e salvo e ti sei risvegliato. Oh, sciabolette. Questa cosa è veramente inquietante. Ok, meglio così. Sbriserino, senti, devi darci una mano, ok? A capire che cosa ti è successo. Oh no, mi sa che sta avendo problemi di balbuzia. Oh no, certo. È stata una cosa traumatizzata, forse... Certo, povero piccolo. Forse non è ancora pronto a parlarne. Oh mio Dio. Ok, Sbriserino, senti, ok? Proverò a capirti e anche se metterei dei versi, ok? Ok, va bene. Ok, va bene, senti. Allora, dobbiamo ritornare nel punto di prima. No, non voglio. No, Sbriserino, ci devi spiegare meglio, Dolcetta. Diglielo pure tu.
Sì, tesoro, ci devi far capire che cosa è successo. Perché dobbiamo capire chi è stato. Così, così lo pestiamo di botte per te. Esatto. Tranquillo, non succederà nulla. Adesso ci siamo noi a proteggerti. Ok, va bene. Venite pure voi due. Così ci fate... Vedete che cavolo abbiamo trovato io e Noob lì sopra. Sì, va bene. Papà, io mi sento strano. Non lo so, mi sento strano. Tranquillo, Sbriserino, è normale. Siamo entrati all'interno del tuo cervello e te l'abbiamo sbloccato. Ci voglio ben credere se non ti sentiresti strano in questo momento. Oddio. Allora, è stato qua, giusto? Sì. Ma mi spieghi che cavolo ci facevi qua dietro allora, quando è successo? Praticamente ero stavo camminando e mentre camminavo io ho avuto un giramento di testa e poi non ricordo più niente. Ma perché eri qua? Perché stavo camminando, ero in... Aspetta, perché ero qua? Sbriserino, io ho visto che avevi aperto la finestra di camera tua. Perché esatto. Sei scappato dalla finestra? Oh, questo non me lo ricordo. Oh, no. Accidenti. Cavoli, beh, ci sta che abbia perso la memoria. Sì, poi mi ricordo solamente che è stato dall'alto. Dall'alto? Sì, da lì sopra. Allora avevamo ragione noi, Noob. Sì, esatto. Sì. Avevamo ragione noi, Spreser. Dobbiamo andare a controllare meglio. Magari Spreserino potrebbe avere... Potremmo... Oh, facciamogli vedere qualcosa che abbiamo trovato, il simbolo! Certo, hai ragione. Spreserino, devi venire con noi, va bene? Venite pure voi, in realtà. Andiamo tutti. Sì, andiamo. Ok. Devo farvi vedere il simbolo che abbiamo trovato in questa zona. Guardate. Che cosa? 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 Sbriserino, piccolo, che succede? Quello, no, Sbriserino, stai attento, stai attento. Non voglio, qua, non voglio. No, Sbriserino, oh mio Dio. Oh no. Tranquillo, piccolo. Cosa? Qualcosa, per caso. Papà, io non so, perché mi fa questo effetto quel coso. Però so solamente che mi fa paura. È come se l'avessi visto già mille volte nei miei sogni. Nei tuoi sogni? Hai sognato mentre tu eri in coma? Forse. Ma non lo so. Mi sa di qualcosa di familiare. Oddio. Sì. Quindi... Oh, cavoli. Quindi è qualcosa... Molto preoccupante. Sì, è sicuramente... Dolcetta, tu cosa ne pensi? Secondo te c'è una correlazione, per forza? Ma chi è che potrebbe aver fatto questa cosa a nostro figlio? Questo non saprei. Oddio. E tu non ti ricordi niente? Non hai visto nessuno, Sbriserino? No, come ho già detto, mi ricordo solamente che praticamente stavo camminando. Non so per quale motivo, non so che scopo. Ma poi qualcuno mi è arrivato addosso. Oh mio Dio. E voi invece non avete visto nessuno mentre stavate qua in giro? No, no. Ma che dico? Ma che dici, Noob? Abbiamo visto un... Ok, sembrerà strano da crederci. Ma appena abbiamo visto il simbolo, ci siamo girati e abbiamo visto un'entità lì in fondo vestita da corvo. Corvo? Oh no! Ok! Ok! No! Devo scendere! No, no, Sbriserino! Dove vai? No! I corvi non mi fanno paura! Ma perché ti fanno paura? Non ti ho mai sentito... Non mi hai fatto paura? Esatto, non ti hanno mai fatto paura i corvi, non ce l'hai mai detto. Allora da questo momento in poi forse mi fa paura, ok? Vuoi andare in camera mia? Basta, ciao! In effetti li stiamo mettendo un pochino troppa pressione, spaventato poverino. Questo cosa è vero, facciamo? Però se non sappiamo cosa è successo non lo possiamo aiutare. E potrebbe prenderlo di nuovo o potrebbe prendere qualcun altro di noi questo... Questa entità strana, non so che sia, o questi corvi. Dovremmo farlo comunque un pochino riposare e rilassare, perché giustamente adesso è proprio troppo scosso e quindi... Sì, hai ragione. La cosa che mi dà più sui nervi è il fatto che è stato bersagliato da un motivo sconosciuto, capito Zoe? Mi dà sui nervi questa cosa. Non ha senso che Sbriserino ha ricevuto quello che è successo. Ma infatti è solo un bimbo. È come se tipo qualcuno, invece di fare del male a lui, volesse fare del male alle persone che gli è attorno. Già, cavoli. Sbri, arriveremo a un punto, a una conclusione. Lo scopriremo man mano. Giusto, hai ragione, penso che sia l'unica cosa che possiamo fare.
Intanto comunque facciamo mente locale, i corvi. Poi c'è... Aspetta! Aspetta un attimo, la casa, Noob! È vero! È scomparsa? Non lo so! Oddio, Noob, casa? È scomparsa... Casa? Io non ho visto nessuna casa! Noob, è scomparsa la casa! Oddio, allora sì, c'è tutta una correlazione in tutto questo! Aspetta, se quella tazza... Allora, quando è comparso il tizio, la casa è comparsa, ok? Ragazzi, fin qua ci siamo tutti, giusto? Quando è comparso il tizio, quello con vestito da corvo, la casa è scomparsa, giusto? Giusto. Cioè, voglio dire, è comparsa, sì, è comparsa. E dentro la casa, Dolcetta e Zoe, dovete capire che abbiamo trovato quelle cose che a noi hanno servito per entrare all'interno del cervello di Sbriserino e sbloccarlo, ok? Le abbiamo trovate lì, in quella casa che voi non vedete, ma che c'era, perché io e Noob siamo testimoni. Ci siamo entrati, non stiamo impazzendo entrambi. Noob è già un po' pazzo, ma avete capito. E adesso, per quello che sto comprendendo io, è che quell'entità ci ha voluto aiutare. È vero, beh, ma che... questo, sembra questo così. Ma perché? Però comunque Sbriserino era spaventato. È vero, era spaventato dai corvi, era spaventato da quel simbolo. Ed è tutto riconducibile a comunque quell'entità che appena è scomparsa è comparsa la casa. Magari ci sono dei corvi cattivi e dei corvi buoni? Corvi cattivi e corvi buoni? Ma ti rendi conto di quello di cui stai parlando, Zoe? Non lo so, Sbri, perché dovrebbe dovuto aiutarlo? Questo è anche vero. Io non sto capendo, sembra veramente che è un puzzle. Ragazzi, voi nei commenti, mi raccomando, scrivetemi che cavolo sta accadendo. Perché magari potreste darmi una mano. Oddio, sicuramente farò qualche short su questa cosa o qualche TikTok, così che magari più persone possono aiutarmi a comprendere che cavolo sta accadendo all'interno della mia famiglia. Ok, bene. Dolcetta, senti, riusciresti, sì, a star dietro a Sbriserino? Magari vedendo te e non vedendo Zoe riesci a star più calmo, capito? Scusa, ma... Zoe, certo, però... Sì, sì. Io vedi che mi offendo. Lo so, però, capito, magari in questa situazione critica forse è meglio, insomma... Mamma, sì, va bene. Ok, Dolcetta. Va bene, certo, ci penso io. Magari me lo porto con Dolcina. Va bene, perfetto, vai. D'accordo. Ok, perfetto. In quanto a noi, Noob, dobbiamo aspettare la risposta dei fan che possano darci una mano, ok? Ok, va bene, penso che sia logico, no? Sì, deve essere logico. Ok, bene. Noob, vai a casa. Zoe, sì? Forse è meglio se pure tu vai a casa, sai? Io voglio continuare a darvi una mano. Magari una persona in più non farà male. Hai ragione. Hai ragione. Allora stiamo... Zoe? 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 Oddio. Oddio. No. No, 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 no. Oh no. Cosa sta accadendo? Oddio. Sei tu! Brutto! Che sta accadendo? Oddio! Oh no! 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 Mi stai seguendo! Deve essere sicuramente un incubo! Questo qua altera il cervello! Oh! Quindi magari è stato pure lui quello ad aver attanagliato Sbriserino! Oddio! Mi stai seguendo! No! Devo scappare! Devo trovare un rifugio! Oddio! Ma come fai ad essere così veloce? Ok. Devo... Dai, Sbriser, pensa, un rifugio che lui non può entrare. Aspetta un attimo. Mi ricordo che... Aspetta un attimo. Vediamo se è ancora qua. Ok, sì, perfetto. Ora devo sperare che non mi trovi. Sembrerebbe essere scomparso, ragazzi. Non c'è. Sbri, svegliati! Ma che cavolo? Oh mio Dio, mi hai fatto prendere un infarto, Sbri. Ti sei buttato a terra, sei caduto. Hai iniziato ad urlare, ad agitarti. Che è successo? Cosa? Stai dicendo sul serio? Sì. Quindi non è successo niente, era tutto un incubo. Già, Sbri, ma è successo così a caso, mi hai fatto preoccupare. Sbri? Cosa succede? Che...